parleremo dei trionfi azzurri nei campionati mondiali di long casting, canna natante per club e surf casting, dei campionati italiani per società di pesca al colpo e feeder e poi ancora spinning, carp fishing, nuoto pinnato e tante tante altre notizie dal mondo FIPSAS. Cari amici, ben ritrovati a questa nuova puntata del TG FIPSAS, il notiziario di informazione della Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquea e Nuoto Pinnato. In studio, come sempre, Luca Caslini e Michela Malossi. Salve a tutti. Benvenuti a tutti. Puntata, Michela, numero 12. La nostra contabile delle puntate, Michela. Puntata ricchissima, l'ha detto anche lei durante i titoli. Assolutamente. E puntata soprattutto piena di successi dei nostri colori azzurri. Partiamo dal primo, dal long casting. È stato un trionfo azzurro al mondiale di long casting che si è svolto nel quarto weekend di settembre a Calais, in Francia, dove la spedizione azzurra guidata dal CT Pietro Terraglia ha conquistato ben 7 medaglie. Nella categoria lancio da 125 grammi, nessuna medaglia individuale per l'Italia, ma vittoria nella classifica a squadre. Nella categoria lancio da 150 grammi, nella classifica individuale, vittoria per l'argentino Salvador, argento per Francesco Del Nero e bronzo per Filippo Montepagano ed oro a squadre per l'Italia A con la formazione composta da Del Nero, Montepagano, Bonelli, Trasolini e Della Volpe, grazie ad un totale di 998,35 punti. A seguire medaglia d'argento per l'Argentina e bronzo per la Spagna. Nella categoria lancio da 175 grammi è ancora l'argentino Salvador a conquistare la classifica individuale davanti al nostro Del Nero e allo spagnolo González. Ed è ancora l'Italia A nella classifica squadre a dominare, conquistando un'altra fantastica medaglia del metallo più prezioso. E per finire, nell'ultimo giorno di gara nel lancio da 100 grammi, argento individuale per Nicola Bonelli ed in classifica generale vittoria per l'Italia A con 4 punti davanti alle formazioni dell'Argentina e della Spagna. Ciliegina sulla torta, la medaglia d'argento nella classifica finale individuale di Nicola Bonelli e quella di bronzo di Filippo Montepagano, dietro al fortissimo atleta argentino Salvador. Ed ora parliamo del campionato del mondo per club di canna da natante. Sempre nella prima settimana di ottobre si è svolto anche il campionato del mondo per club di canna da natante a Digalo in Montenegro, che ha visto primeggiare di nuovo la fortissima formazione della Lenza Emiliana Tubertini, composta da Volpi, Giacomini, Plazzi e Brunettin. Nonostante il campo di gara molto difficile, visto che fa parte del famoso fiordo del Golfo del Cotor, con profondità molto variabili e fondale sabbioso, la società di Bazzano ha saputo mantenere la supremazia in questa disciplina, conquistando così il sesto titolo iridato. Dietro di loro gli spagnoli del Club Marina International e i padroni di casa del KS Igalo. Per gli altri team italiani un settimo posto per il Sea Sporting Catamarano Comfort, un ottavo per il Golfo dei Poeti, un undicesimo per la Lega Navale Italiana sezione di Genova ed un tredicesimo posto per Canottieri Solvay Artico. Altro successo, parliamo del bellissimo oro a squadre conquistato nella prima settimana di ottobre a Castellón de la Plana dalla Nazionale Veterani di Surf Casting. Gli azzurri, capitanati da Riccardo Miserendino con 14.770 punti, hanno fatto propria la prima edizione di questo mondiale in un campionato avvincente che li ha visti protagonisti fin da subito. Dietro l'Italia, secondo posto per la Spagna e terzo posto per il Portogallo. Da segnalare il bronzo individuale per Carlo Selman ed il quarto posto per l'altro azzurro Agostino Antonelli, dietro ai due spagnoli Romero Oro e Barreda Argento. Ed ora parliamo del mondiale Big Game Fishing. Ad Albufeira in Portogallo, nella quarta settimana di settembre, si è svolta la 26esima edizione del campionato del mondo di Big Game Fishing, alla quale hanno partecipato 23 equipaggi in rappresentanza di 14 nazioni. La nazionale italiana ha ottenuto la settima e la decima posizione, rispettivamente con gli equipaggi Italia B e Italia A. È stata la nazionale dell'Angola a salire sul gradino più alto del podio, imponendosi dopo una vincente terza manche sul Portogallo, giunto poi secondo e sulla Spagna terza. Ad onor di cronaca, gli protagonisti dell'ultima e decisiva manche sono stati proprio i nostri equipaggi, che hanno ottenuto meritatamente un primo ed un quarto posto. Ottimi risultati che, sommati al terzo posto ottenuto nella seconda manche del mercoledì, avrebbero consentito agli azzurri di salire sul podio se non fosse stato
per il sorteggio sfortunato del primo giorno di gara con una barca con avaria al motore e un'altra impossibilitata a superare le 50 miglia. Purtroppo, come spesso accade in queste competizioni, una barca non all'altezza può risultare determinante, e così è stato per gli azzurri, ai quali vanno comunque i nostri applausi per aver lottato fino alla fine nonostante un inizio in salita. Passiamo ora a parlare di carp fishing. Il lago Deseda, uno dei bacini artificiali più lunghi dell'Ungheria, ha ospitato la 19ª edizione del Mondiale di Carp Fishing, svoltasi nel quarto weekend di settembre. In questa edizione, che ha visto la partecipazione di ben 26 nazioni, la nostra spedizione ha dovuto accontentarsi di un amaro 24esimo posto. È stata l'Ucraina a conquistare il titolo iridato con 4 penalità ed un totale di 285.875 punti, davanti alla Romania, seconda con 8 penalità e poco più di 305.000 punti, seguita dalla Francia con 11 penalità con oltre 184.000 punti. La coppia campione del mondo veste i colori della Romania ed è formata da Johan Kraus e Roman Felix con oltre 184.000 punti. Il pesce più grande catturato in questa competizione è stata una carpa di 18.130 punti portata a guadino e rilasciata dopo la foto di rito dalla coppia della Slovenia. Continuiamo a parlare di mondiali con il mondiale di bass fishing. In Sudafrica, precisamente a Gauteng, si è svolto nella prima settimana di ottobre il 13esimo campionato del mondo di bass fishing. I migliori pescatori di questa specialità si sono sfidati sulle rive del fiume Valla. La spedizione azzurra si è aggiudicata una medaglia di bronzo a squadre, dietro agli Stati Uniti che hanno conquistato l'argento e ai padroni di casa del Sudafrica che mettono al collo la medaglia d'oro. Ottimo risultato per la coppia composta da Samuele Ferroni e Alessio Telese, che conquistano la medaglia di bronzo dietro alle coppie sudafricane che monopolizzano i primi due gradini del podio. Dopo questo mondiale, la classifica del team ranking vede in testa gli Stati Uniti, seguiti dal Sudafrica, dallo Zimbabwe e dall'Italia. Ed ora delle bellissime immagini, parliamo del campionato italiano per società di pesca al colpo, godiamocele. Dopo la quinta e sesta prova che si sono svolte sul campo di gara del Fissero, le squadre più forti d'Italia nella pesca al colpo si sono ritrovate per le ultime due manche sul bacino del lago di Corbara nel secondo weekend di ottobre. Il campo di gara ancora una volta ha risposto in maniera perfetta ed i partecipanti hanno insidiato le numerose brem e gardon presenti in queste acque pescando con la tecnica all'inglese. Utilizzatissime pasture di colore scuro con all'interno esche naturali, granaglie e l'immancabile fuil. Invece all'amo gli inneschi dominanti sono stati quello del verme, del bigatino ed infine anche del verde vase, quest'ultimo mai da sottovalutare in competizioni di così alto livello agonistico. Nella manche del sabato vittoria per l'Oltrarno Colmici con 7 penalità davanti all'amo Sant'Arcangiolese Colmici con 9 e alla Valdera Pontederese Colmici con 10 punti. Nell'ultima e determinante prova vittoria di giornata per l'Oltrarno B con 6 penalità, seguita dalla Valdera Pontederese Colmici con 9 e dall'Oltrarno A e dalla Pasquino entrambe con 11 punti. Alla fine delle 8 prove conquistano il titolo di campioni d'Italia la squadra B della Lenza Emiliana Tubertini con 74 punti, seguita sul podio dalla formazione A sempre della Lenza Emiliana Tubertini con 82 e medaglia di bronzo per la Valdera Pontederese Colmici con 83 penalità e mezza. Con questa vittoria la Lenza Emiliana conquista anche il diritto a partecipare alla prossima edizione dei Mondiali per Club di Pesca al Colpo. Volevo fare complimenti anche a tutte le altre squadre. Come ho detto, siamo una famiglia di pesca, siamo una famiglia agonistica, siamo cresciuti nel mondo dell'agonistico. Sappiamo perfettamente che a livello italiano ci sono una decina di squadre che io le ritengo tutte fortissime. Poi naturalmente ci vuole un po' di fortuna nel sorteggio, un insieme di cose, però rimane sempre, vi ripeto, il campionato più forte d'Europa. Chi vince qui è veramente bravo.
Continuiamo a parlare di pesca al colpo con il campionato italiano Master e Donne appunto di pesca al colpo, con la quinta prova svoltasi sul lago di Corbara il 9 settembre scorso. Nella classifica Master, assoluto di giornata per Natale Bagarello, seguito da Giulio Nervi e da Giuseppe Lazzaro. Al comando della classifica progressiva troviamo Roberto Torri con 13 penalità, seguito da Giuseppe Lazzaro con 14 e da Celestino Pagliari e Giulio Nervi, entrambi fermi a quota 16 punti e mezzo. Nella categoria donne, vittoria di giornata per Simona Pollastri, secondo posto per Silvina Turrini. Nella classifica progressiva, prime posizioni per la Pollastri e la Turrini, entrambe con 13 penalità, e terzo posto provvisorio per Anna Sgobbo con 14 punti. La sesta prova, annullata a causa del maltempo, sarà recuperata a fine ottobre. Passiamo ora a parlare di feeder fishing. Il campo di gara di Ostellato Vecchio in provincia di Ferrara ha ospitato le ultime due prove del CIS Feeder, sempre nel secondo weekend di ottobre. Il canale ha visto gareggiare le 20 squadre più forti al momento in Italia in questa tecnica, che si sono trovate ad affrontare un campo di gara molto tecnico e con diverse incognite dovute alle catture non solo di placchettine, ma anche di pesci di taglia importante come carpe, brem, scarassi e siluri, che a volte hanno permesso lo stravolgimento della classifica di settore. Gli 80 fideristi in gara hanno impostato la gara su diverse linee di pesca, la pesca corta alle placchettine e poi la pescata a circa 50 metri, oppure quella più lunga vicino alla sponda opposta alla ricerca dei pesci di taglia. Sugli ami sono stati innescati nelle 10 ore di gara vermi, bigattini, pinchi, caster e naturalmente verde vas, esca di cui vanno ghiotte le brem e non solo. Le due giornate di gara sono state caratterizzate da bel tempo e dal vento. Sicuramente una finale molto sentita dai garisti, che si sono giocati nell'arco di 4 prove il titolo di campioni d'Italia 2017 e la possibilità di partecipare al mondiale per club del prossimo anno in Bielorussia. La Lanza squadra B con 24 penalità si è aggiudicata la terza manche davanti al team LBF Italia Preston, anche lui con 24 punti, e dall'Oltrarno Colmice squadra B, Lenza Club Riccione e Lenza Club Mogliano, tutte a quota 25 punti. Nella quarta e ultima manche, fotocopia della giornata antecedente con le ultime 5 ore di gara vissute al Cardiopalma. Tre squadre chiudono a quota 22, la Lanza B che conquista la tappa di giornata davanti alla Lenza Club Riccione e dal team LBF Italia Preston. Alla fine è proprio il team del presidente Stefano Linati a conquistare il tricolore 2017 con un totale di 53 punti, 11 in meno della Lanza B, seconda con 64, che non ha mai mollato fino all'ultimo minuto, e terzo posto a sorpresa per i ragazzi della Lenza Club Riccione Artico con 93. Ed ora le immagini del campionato italiano individuale feeder. La seconda finale del campionato italiano individuale di feeder si è svolta nell'ultima domenica di settembre sulla sponda destra del Canal Bianco di Adria. 79 sono stati gli agonisti che hanno preso il via a questa competizione, con i primi 40 che conquistano l'accesso alle due finalissime di Corbara, in programma nel terzo weekend di ottobre. La gara purtroppo è stata disturbata da una giornata uggiosa e per lunghi tratti anche piovosa, tanto che il giudice Paolo Bettella ha dovuto anche sospendere temporaneamente la competizione per evitare pericoli ai concorrenti. I garisti hanno optato per due tattiche di gara, lanciando i pasturatori sulla corta distanza di circa 15-18 metri oppure sui 25-30 metri, caricandoli di pastura scura con l'aggiunta di esche naturali e granaglie. Il canale ha regalato tante catture di breme, anche di taglia importante, e soprattutto nelle prime zone anche molti siluri. Al termine delle 5 ore di gara, la cattura dei siluri ha rappresentato il jolly in molti settori ed è risultato Giuseppe Cipolla della Lanza a totalizzare il maggior peso assoluto con 21.720 punti, ottenuti grazie anche alle catture di qualche siluro e di una carpa di circa 8 kg. Dopo di lui Pierpaolo Marini dell'Oltrarno Colmice con 20.880, che ha portato in nassa ben 4 siluri, e terzo posto per Ivano Covelli della Voltese Colmice con 14.330 punti. Ora guidano la classifica provvisoria due atleti con 2 penalità e mezza, Angelo De Pascalis del team LBF Italia e Giuseppe Cipolla della Lanza. Segue con 3 penalità e mezzo Luigi Facondini della Lenza Club Riccione. Sul fiume Bidente, che scorre nella vallata forlivese, è stato disputato il campionato italiano individuale di pesca in fiume nell'ultima domenica di settembre, organizzato dalla Federazione FIPSAS di Forlì Cesena, rappresentata da Marzio Ciani, assistito dalla sempre attiva Cinzia Donati.
Al termine della competizione si è laureato campione d'Italia Davide Simoncelli della Lenza Club Lairone, al secondo posto Stefano Tomassetti, anche lui della Lenza Club Lairone, e terzo assoluto Gilberto Amadori del team Le Aquile. Ed ora parliamo del campionato italiano a box di pesca in fiume. Con la prima prova nel fiume Metauro e la seconda prova nel fiume Bidente si è concluso il campionato italiano a box di pesca in fiume, il quale ha registrato la presenza di 45 squadre. Un vero successo di partecipazione che fa capire come questa specialità negli anni sia sempre più sentita, seguita e praticata. Infatti con questa tecnica di pesca si insidiano in assetto dinamico in prevalenza barbie e cavedani anche di grossa taglia, in fiume a carattere torrentino, pescando a galla e a passata. Quest'anno a conquistare lo scudetto è stata la squadra B della società Le Aquile Forlimpopoli, al secondo posto i ragazzi del club pescatori Valle Savio Cesena e medaglia di bronzo per la squadra C della Gambettolese. Ed ora andiamo in provincia di Roma, più precisamente sul lago di Bracciano, che ha ospitato la finale del campionato italiano individuale al Black Bass da Belly Boat. Le società organizzatrici sono state la società IBBF Team di Roma e i Guastatori Spinning Club di Trevignano Romano, che hanno messo sul campo uomini e mezzi per una finale davvero da ricordare. Il lago ha fatto divertire tutti i partecipanti, visti i 373 black bass portati alla pesa, senza contare le numerosissime catture scartate. Infatti ogni concorrente era messo a portare alla bilancia un massimo di 4 pesci per ogni giornata. Le 56 ciambelle si sono distribuite su un'ampia porzione di lago sotto l'attenta vigilanza degli organizzatori sulla barca di appoggio messa a disposizione dalla Protezione Civile locale. A conquistare il titolo è stato Matteo Sandri del Basser Bass Fishing Club con il peso di 5.120 punti ed il Big Bass da 1.280 punti. Medaglia d'argento per il compagno di società Alessandro Reffo ed infine bronzo per Luca Bello Marini del Bass Fishing Tuscia. Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre a Trevi, in provincia di Perugia, presso l'impianto pesca sportiva Lago Clitunno, si è svolto il campionato italiano individuale di pesca con esche artificiali da riva in lago. La competizione ha visto la partecipazione di ben 151 atleti in rappresentanza di 39 società e provenienti da 23 province. Le condizioni meteorologiche ottimali e l'acqua del lago leggermente velata hanno influito positivamente sulla perfetta riuscita della manifestazione. Le tecniche di pesca in questa gara hanno visto l'utilizzo di esche rigide come ondulanti, spoon, minnows e crank e anche di esche siliconiche con ami piombati. La pesca si è svolta in due prove e il campo di gara è stato predisposto in 8 settori da 10 concorrenti e sono stati effettuati 8 spostamenti. Visto il numero degli iscritti superiore al numero massimo ammissibile, la federazione ha effettuato una deroga al regolamento accettando tutte le richieste e per tale motivo è stato necessario effettuare la gara in due turni, dividendo equamente i concorrenti in due gruppi che hanno pescato in maniera alternata. Il nuovo campione italiano di questa specialità è il risultato Daniele Burchielli del Teramo Spinning, medaglia d'argento per Massimo Roccetti degli Amici del Clitunno e infine bronzo per Pierluigi Iachini dell'Alto Chiascio Spinning Division. I laghi Fipsas in località Azzano Decimo hanno ospitato nel terzo weekend di settembre il quarto campionato italiano Louis Lady Carp Fishing organizzato dalla società Gruppo Garisti Azzanesi. Molte sono state le catture di carpe di taglia importante per il divertimento delle 12 coppie in gara con il bellissimo Amur di oltre 17.000 punti portato alla pesa dalla coppia formata da Elena e Paolo Sommacal oppure la carpa di 19.000 punti del duo Crosato Visentin. Alla fine delle due manche è stata la coppia Giulia Bertolani e Marco Breda del gruppo Garisti Azzanesi Tubertini a conquistare il titolo con un totale di 26 catture. Secondo posto per Chiara Mazzotti e Massimo Succi dell'Osi San Donato ed infine medaglia di bronzo per Erika Visentini ed Alessandro Crosato, sempre del gruppo Garisti Azzanesi Tubertini. Ed ora parliamo della Coppa Italia Master Nuoto Pinnato. Con i campionati italiani di mezzo fondo e staffetta Master si è conclusa ufficialmente la stagione agonistica 2017. Svoltasi presso il Centro Federale Leghiarine di Ravenna, la manifestazione ha visto al via circa 150 partecipanti che hanno gareggiato al sabato sulla staffetta 3x1000 e il giorno seguente nella prova individuale dei 2000 metri. Ad ottenere i migliori risultati sono stati i vincitori assoluti delle varie specialità, in particolare
titolare Cristina Francone dell'NPS Varedo e Samuele Zanette dell'NP Tarvisium nei 2000 nuoto pinnato. Consuelo Zago dell'NP Tarvisium e Antonio Vistoli della Blue Atlantis Avis Ravenna nei 2000 pinne. Ma grossa festa c'è stata alla premiazione finale del circuito di Coppa Italia dell'intera stagione, che ha visto il titolo di società campione d'Italia finire nelle mani della Pinna Verde Milano davanti all'NPS Varedo e Blue Atlantis Avis Ravenna. Il Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenza ha organizzato nel penultimo weekend di settembre il campionato italiano di fotografia subacquea digitale, che si è svolto ad Otranto in provincia di Lecce. Sono stati circa 100 i partecipanti all'evento tra fotografi, modelle ed assistenti. 3 come di consueto i titoli italiani in palio, 2 individuali, reflex e compatte, ed 1 per società. Il titolo italiano reflex se lo è aggiudicato Francesco Sesso con la modella Alessandra Pagliaro dell'Associazione Mediterraneo, autore di una pregevole produzione fotografica. Alle sue spalle Virginia Salcedo con assistente Francesco Sena, sempre dell'Associazione Mediterraneo, seconda, e Mauro Longhitano con la modella Oriana Licciardello del Grosub Catania, terzo. Il titolo italiano compatto è andato invece a Ilaria Gonelli, assistita da Vito Giannecchini dell'Associazione Subacquei Versilia, seguita in classifica da Chiara Baruzzi del Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenza, medaglia d'argento, e da Stefano Cerbai del Centro Sub Alto Tirreno, medaglia di bronzo. Si è laureata infine Società Campioni d'Italia di fotografia subacquea digitale l'Associazione Sportiva Dilettantistica Club Sub Città di Lucca, formata dalla coppia Andrea Carlesi Guglielmo Cicerchia con la modella Katia Luisa Bagnara, grazie alla presentazione di un interessante portafoglio fotografico. Le altre due compagini a salire sul podio sono state il Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenza con Fabio Iardino e Marco Bollettinari con la modella Luisa Gerotto, che ha conquistato un ottimo secondo posto, e l'Associazione Mediterraneo giunta terza grazie a Francesco Sesso e Virginia Salcedo in collaborazione con la modella Alessandra Pagliaro. Ed ora apriamo l'ampia pagina sui trofei di Serie A di Pesca al Colpo, iniziando subito a parlare di quello A1, che si è chiuso nel primo weekend di ottobre sul canale Fissero e che ha visto per il secondo anno consecutivo la vittoria del team della Ravanelli Trabucco Formazione A. Dopo 6 lunghe e difficili tappe, i ragazzi di Soresina riescono ancora nell'impresa, superando un Fissero molto tecnico e difficile. Le squadre provenienti da Lombardia e Piemonte si sono sfidate nelle ultime 2 prove, pescando a ruba cercando di catturare in prevalenza placchette sulla distanza dei 13 metri oppure a 5-6 pezzi di canna. Nella quinta prova, vittoria per il traghetto Idra squadra B con 8 punti, seguita dalla leonessa Brescia Kolmic con 9 e terza la squadra A del traghetto Idra con 9 penalità e mezzo. E infine la sesta ed ultima prova, ruggito della Ravanelli Trabucco, che con 8 punti conquista la vittoria di giornata davanti alla Sommesi Idra, anche lei con 8 punti. E la terza la Tritium Tubertini con 10. Con 54 punti finali i ragazzi di Soresina conquistano, come detto prima, questo ambito titolo davanti alla nuova Lloyd Kolmic, che chiude a 64, e medaglia di bronzo per la Somesi Idra con 68 punti e mezzo. Ed ora le splendide immagini che arrivano da Peschiera del Garda, trofeo di Serie A2 di pesca al colpo. Con la doppia prova di Peschiera svoltasi nel secondo weekend di ottobre si conclude questo trofeo di Serie A2 di pesca al colpo 2017. Grazie all'ottima organizzazione dei pescatori padovani e all'incessante lavoro della sezione FIPSAS di Verona, i concorrenti in gara hanno potuto sfidarsi in un ambiente perfetto con un fiume davvero in splendida forma. Diverse le alternative di pesca, anche se la maggior parte degli agonisti hanno optato per una partenza all'inglese alla ricerca delle scardole, per poi passare alla pesca a rubesienne cercando di insidiare i grossi cavedani presenti in queste acque. Nella quinta prova, quella del sabato, vittoria per la Nettuno Tubertini con 8 penalità, le stesse della Pescatori Padovani Tubertini, che però deve accontentarsi del secondo posto, seguita dalla Lenza Emiliana con 10. Nella sesta prova, gara quasi fotocopia rispetto a quella della giornata precedente, ma stavolta a vincere sono stati i ragazzi della Castelmaggiore Maver con 11 penalità, seguiti dai cannisti San Donatesi Kolmic con 12 e dalla Crevalcore Tubertini squadra B con 13. La classifica finale vede trionfare la Minerva Rosso Blu Team Baza con 72 penalità, seguita sul podio dalla Nettuno Tubertini con 76 e dalla Amo Sant'Arcangiolese Kolmic con 78.
L'ultima domenica di settembre si è concluso il campionato di Serie A3 di pesca al colpo nel campo gara della Fiuma in località Mandria Vecchia. Il canale si è presentato con una pesca davvero difficile sia per le condizioni dell'acqua calata notevolmente rispetto ai giorni precedenti, sia per un temporale che ha provocato la sospensione della gara per circa 45 minuti a causa dei fulmini che potevano rendere pericolosa l'azione di pesca. La pescata è stata ostica e le soluzioni sono state comunque diverse. L'inglese nei pressi della sponda opposta o anche leggermente staccati, oppure la rubasien sulla linea dei 13 metri. Le catture sono state in prevalenza di carassi, ma non sono mancate anche le carpe e qualche grossa breme. La classifica di giornata vede primeggiare l'Arno Team Trabucco con 11 penalità e mezza, seguita dalla Boretto Po Tubertini con 12 e dalla Vasca Azzurra Pappiana Tubertine anch'essa con 12. La classifica finale vede vincitrice del trofeo la società Il Vairone Tubertini con 60 punti e mezzo, al secondo posto l'Aglianese Colmich Squadra B con 70 e a completare il podio l'Aglianese Colmich con 71. Sempre nell'ultima domenica di settembre si è concluso anche il trofeo di serie A4 di pesca al colpo. La carovana degli Umbro Marchigiani ha fatto la sua ultima tappa sul lago di Corbara, dove hanno gareggiato con tecnica obbligatoria all'inglese. Il campo di gara, come sempre, ha risposto in maniera ottimale, nonostante il maltempo, con tante catture di brem e gardon. Con una super ultima manche di soli 7 punti, il PC Bastia si aggiudica questa sesta ed ultima prova di campionato davanti ai ragazzi dell'Acqua Fansa Team Sensas Alcedo con 14 punti e terzi i marchigiani della Golden Fish Tubertini con 15. Grazie ad una super stagione, il PC Bastia si aggiudica questo trofeo 2017 totalizzando complessivamente 53 penalità. A seguire, secondo posto per l'Acqua Fansa Team Alcedo Sensas con 62 punti e mezzo e terzo posto per la Lenza Orvietana che chiude con 72 penalità. Ed è ancora protagonista il lago di Corbara, questa volta nel primo weekend di ottobre, che ha ospitato le ultime due prove del trofeo di serie A5 di pesca al colpo. Due giornate caratterizzate da bel tempo che hanno proclamato il PC Teramo Milo vincitore del trofeo, dopo aver dominato tutta la stagione 2017. I ragazzi teramani si devono accontentare del secondo posto nella classifica di giornata della quinta prova con 8 penalità, superati solo da una grande prestazione dell'Arabona Fishing Club Tubertini con un totale di 6 punti e terzo posto per la Libera Colmich con 10 penalità. In gara 2 il PC Teramo ingrana la marcia e chiude la stagione in bellezza conquistando la sesta ed ultima prova con sole 5 penalità davanti all'Arabona Fishing Club Tubertini con 8 punti e ai romani del Team Club Blue Marlin Roma Gianti Colmich con 11. Come detto prima il PC Teramo Milo con 44 penalità totali conquista questo ambito titolo davanti all'Arabona Fishing Club Tubertini con 64 penalità e mezza e infine terzo posto per il Team Blue Marlin Roma Gianti Colmich con 69. Supremazia della società Rinta Colmich che ha conquistato il trofeo di serie A6 di pesca al colpo dopo aver vinto anche la sesta ed ultima prova che si è svolta sul lago Farneto in provincia di Cosenza nell'ultimo weekend di settembre. La formazione A con un totale di 57 punti si aggiudica il trofeo, seguita dalla formazione B, secondi con 88 punti e terzo posto per la società Sud 96 Potenza Tubertini con 90 punti. Nella scorsa puntata abbiamo dato notizia del campionato italiano di safari fotografico subacqueo ed ora ci sono giunte in redazione le stupende immagini che riguardano questo campionato. Partiamo subito con la prima foto di Giampiero Liguori che vince la categoria Ara Master. Poi passiamo alla foto di Massimiliano Principato, vincitore nella categoria Apnea Compatte. Poi ancora Nicola Ailamo che con questa foto vince nella classifica Apnea Master. A seguire Vito Guzzetta che trionfa nella categoria Ara Compatte ed ora la foto più significativa nella categoria Apnea Master scattata da Salvatore Freni. Infine nella categoria Società vittoria per la foto più bella dell'Associazione Mediterraneo e il Gro Sub Catania. Invece si aggiudica la foto più significativa. Foto talmente belle che abbiamo pensato di mostrarvele per farvi godere la bellezza di queste immagini.
E con queste immagini davvero straordinarie si conclude questa puntata numero 12 del TG Fipsas. Michela. Grazie di averci seguito e ci vediamo alla prossima puntata del TG Fipsas. Un saluto da Michela Malossi e Luca Caslini. Arrivederci, arrivederci a tutti. Arrivederci.